Buonasera a tutti, siamo qui con una nuova edizione, una nuova live di End Radio Alvear Plays, la nostra radio per le dirette. E questa sera, per un bel periodo, parleremo di musica. In qualche modo rivisiteremo le passate edizioni della Quara Music Fest. E lo faremo con quelli che sono stati i protagonisti dal vivo o in streaming o soltanto per un breve periodo, magari solo attraverso messaggio telefoni, ma in ogni caso sono stati tutti protagonisti e meritano tutti di essere rivisti perché in qualche modo dobbiamo tenere aperto un nostro canale di comunicazione con questi artisti che meritano di essere seguiti e di farci conoscere i loro lavori, le loro storie e il loro lavoro artistico. Sono qui ovviamente con Antonio e con Arturo e Giorgia, altrimenti detti Magna Grecia, che in qualche modo ci aiuteranno a far conoscere, a chiacchierare con i nostri interlocutori, che possiamo immaginare davvero come una chiacchierata tra amici. Sono degli artisti che in qualche modo ci hanno dato fiducia non conoscendoci. Per cui hanno pensato di utilizzare noi, una piccola organizzazione, una piccola associazione di un paese minuscolo, per in qualche modo far veicolare, trasferire il loro messaggio, la loro esperienza artistica. E questo davvero ci ha riempito e ci continua a riempire di onore. Per cui abbiamo ritenuto fosse davvero giusto in qualche modo risentirli, riprendere i fili di un discorso interrotto per tante ragioni, tra cui molte drammatiche di sicuro. E quindi stasera siamo con il primo dei nostri amici, Aga, che lo giuro non c'entra l'ordine alfabetico, è un caso che abbiamo cominciato con un artista che si presenta come AGA. AGA è l'acronimo di Alessandro Gomma Antolini ed è un batterista percussionista, ma è molto di più. Per quello che abbiamo potuto vedere, è un performer, in qualche modo si occupa anche di arti visive associate alla performance musicale. E lo abbiamo conosciuto come un interprete in qualche modo, di una forma di musica elettronica con delle belle texture ritmiche, come dice lui, con rimandi a grossi artisti, a grossi nomi, tipo Brian Eno, Yeir, Kraftwerk. E quindi l'abbiamo conosciuto così, l'abbiamo conosciuto lui con la batteria, con un piatto, con una bellissima ambientazione visuale e visiva, e quindi in quelle che sono davvero delle performance artistiche. Lo abbiamo conosciuto così, è passato un po' di tempo e quindi vogliamo capire a che punto siamo, se quel percorso è continuato, come è continuato e dove arriva. Prego, Alessandro. Intanto ciao a tutti, mi sentite? Tutto bene? Allora, io vi ringrazio per avermi nuovamente ospitato e parlo perché, diciamo, prima di tutto bisogna ringraziare chi come voi, che avete definito piccole realtà, diventeranno sempre più grandi, perché è così che si fa, secondo me, nell'unione, soprattutto di questo tempo che con questi mezzi ci unisce. E sì, è continuato tutto, nel senso che continua il perdurare attraverso la musica per me, e così
in piccola esposizione manuale, come si succede oggi, c'è un po' di kermesse di cose che ho fatto, di dischi che ho fatto, e dall'altra parte, diciamo così, è tutto un bacino di situazioni che creo durante tutto l'arco di questa esperienza bellissima, o avventura, che se vogliamo chiamiamo, che si chiama musica. Quindi a questo punto, che dire? Io l'unica cosa che posso dirvi è che ultimamente, da poco, è uscito l'ultimo disco, che è questo qui, che si chiama Dream On. Voi nel precedente ci siamo conosciuti attraverso il concorso, avevate avuto le performance con all'interno solo il brano appunto di apertura, che è Dream On, che è un po', come dire, sposta l'obiettivo, perché sembra un disco inglese, o comunque internazionale, e invece è cantato in italiano. E diciamo, era un po' per collegarmi al precedente disco, che era Revolution, e con il quale sono state fatte belle avventure, anche al di fuori dell'Italia, come live. Ora, ahimè, siamo un po' tutti fermi, quindi produciamo. In realtà fermi no, perché stanno accadendo diverse cose a questo momento qui, se non altro di produzione. Io sono già nella scrittura di brani nuovi che riguarderanno collaborazioni un po' a distanza, però me le porto dietro come una nuova attivazione e una nuova forma di esperienza. E sono tutto vostro, quindi se avete domande da farmi, io sono ben contento di rispondere, o comunque non vorrei fare un monologo, perché piace anche a me conoscervi, anche perché è la prima volta che ci vediamo di persona, perché prima era, o meglio, virtualmente di persona, no? Quindi fatemi pure domande, chiedetemi pure, io sono qua. Ciao Alessandro, benvenuto. Ciao. Benvenuto a tutti. Va bene, io così ti chiedo soltanto questa cosa. Nel frattempo che facciamo una chiacchierata, se ci dici un attimo quale video ti piacerebbe così aprire, così nel frattempo lo prepariamo e Certo. mentre facciamo due chiacchiere. Respiro, respiro. È il Ok. video che praticamente è stata l'anteprima dell'uscita di Dream On, appunto, il disco. Alessandro, io ti volevo chiedere, vediamo dalla tua biografia, che recentemente ti sei laureato alla Middlesex University of Londra. Sì. Com'è stata questa esperienza? Bellissima, bellissima. Adesso sono passati un po' di anni, sono circa 5-6 anni, però è stata una bella esperienza, ed era, secondo me, un percorso da fare, perché, se non altro, mi ha fatto avere una maggior consapevolezza di quello che succede non solo nella nostra scuola, ma anche in quella, appunto, se non altro, europea. Qui si parla della Middlesex University, ed è un'università, diciamo, più pratica, più pragmatica, come un po' gli inglesi amano fare, per quello che poi è stata la mia esperienza, ed era importante, perché appunto già questi mezzi che oggi utilizziamo, ahimè, per forma un po' imperativa, quella volta invece erano proprio da loro richiesti, quindi c'era tanta voglia di creare, cioè loro volevano dei materiali in cui creare, in cui, tra l'altro, Gomma, il primissimo, che è qua, è venuto fuori proprio in quel momento specifico, perché come tesi di laurea ho composto dei brani. E quindi, per dire, no? Uno fa un percorso scolastico e poi si ritrova in maniera, per me è stata molto bella quella di poter portare delle mie composizioni, che poi sono state, tra l'altro, anche valutate egregiamente, ma questo a prescindere, bello, tutto bello, ecco. Io vorrei aggiungere solo una cosa velocemente, che vedendo insomma, la biografia di Alessandro, la cosa che a me ha colpito subito com'è,
il fatto i tuoi studi presso il CPM di Milano e il maestro, l'immenso Walter Calloni, questa è la mia formazione musicale, e il CPM è, insomma, in passato, non so se ancora c'è Franco Mussida Certo, direttore, sì, attualmente come sempre. Tant'è che si è proprio dedicato alla parte didattica, lasciando appunto la famosissima band, di cui non credo ci siano bisogno di presentazioni, quindi si è concentrato più sotto l'aspetto didattico. E Calloni quella volta, io facevo long distance perché si tengono sempre dei pianeti paralleli, e quindi erano paralleli, intendo dire, cioè si lavorava sodo e poi si andava a studiare su a Milano, ed è stata anche quella un'avventura bellissima, e quella volta era lì, si parla del 2000, e era una kermesse di persone importanti, anche sotto la forma esperienziale, oltre che l'attitudine, diciamo, di grande musicista e batterista, il quale è. E con lui c'era Domenico Camporeale che ci seguiva, che purtroppo è scomparso. Però era una grandissima persona anche lui, e niente, poi Colombo, io ho avuto diversi insegnanti, insomma, notevoli in quell'esperienza. No. Ed era anche quello un bacino di utenza importante, in cui scambiare, contaminarsi e farsi contaminare. Quindi, beh. Immagino. Bene, io direi di cominciare ad ascoltare qualcosa in modo che ci Ok. facciamo un'idea di Alessandro, del suo modo di comporre, e di presentare. Quindi Arturo, penso che lui è il nostro regista di sera, di questa sera. Viaggiare per poi respirare insieme a te. Ritorno a scalare per poi respirare insieme a te. Torno a scalare
Bene, questo quindi era... Complimenti, veramente molto melodico, molto bello. Grazie, grazie mille. Quindi questo brano... Sì, questo brano è quello che ha dato il là, diciamo, è l'anticipazione di Dream On. Dream On è un disco di 7 brani, nel quale, diciamo, è un percorso fatto e finito. E tra l'altro mi tocca sempre ringraziare le persone che hanno collaborato. Il video è stato fatto da quattro mani, da me e da Enrico Zavalloni, che saluto. E poi nel disco ha suonato Marika Casadei, bravissima violinista. Tutto il resto è stato fatto e composto e scritto da me. E lo studio con il quale ho collaborato in quel brano, perché ho collaborato in 3 diversi studi, e quel brano è stato fatto al Cosa Beat Studio con Franco Naseri, e credo di non essermi dimenticato nessuno, sono poi lì, vincono sempre, ma no, scherzo. Anzi, in realtà mi fa piacere ricordarli, perché Aga è un progetto che appunto ritrae mio nome, cognome e non nome d'arte, ma soprannome. Ma dall'altra parte è un po' quella che piace a me, una collaborazione a tutto tondo con tutte le persone che naturalmente penso io siano idonee alla sensibilità dei brani che racchiude all'interno in determinato disco. In questo caso appunto Dream On, e in questo caso Respiro. Rispetto a quello che conoscevamo noi, cioè erano i tuoi primi lavori, che erano lavori, se non erro, strumentali, qua ovviamente la prima cosa che risalta è la presenza dei testi, quindi c'è la presenza del cantato. Riguardo ai testi, questi se li scrivi tu, come nascono, o come hai deciso di inserire anche i testi, insomma, di diventare a questo punto un vero e proprio cantautore? Certo, ecco, la parola cantautore mi fa sempre molta paura, perché io associo ai grandi nomi e non mi reputo un cantautore. Mi rendo conto di essere uno che vuole fare assolutamente musica per immagini e creare dimensioni. In questo caso però la dimensione era anche quella di raccontare una storia mentre appunto succedeva. E quindi le parole erano appunto raccontavano meglio quella determinata dimensione. Il testo quindi va da sé che è stato creato assolutamente secondariamente al brano, e quindi io, come dire, prima faccio una scelta del suono che mi piace, e poi a quel punto cerco di creare un vestito allora si presenti attraverso appunto le parole, che in realtà anche in Revolution ci sono, però erano presenti un po' in una versione di mantra psicologico, dove appunto venivano ripetute più volte per entrare con la mia voglia di voler entrare appunto in questa dimensione. Mentre qui c'è, diciamo, un racconto fatto e finito. Ecco. E l'inglese è stato abbandonato perché lo raccontavo in italiano. Quindi non posso parlare in italiano. Se qualcuno ha da aggiungere qualcosa, altrimenti secondo me potremmo anche passare all'ascolto di un altro brano. Poi alla fine penso che i nostri ospiti hanno davvero la voglia, ma anche il diritto, di far ascoltare le loro produzioni, ciò che creano, le loro creazioni. Quindi non so, a voi la scelta. Dici Alessandro.
Faccio quello che per me possiamo ascoltare anche un altro brano. Magari questa volta, siccome ho lasciato per strada una persona che in realtà ha fatto tantissime avventure con me, e purtroppo ahimè non c'è stato in quella volta in cui partecipai al vecchio concorso, che si chiama Gianni Giovanni Margotto, ed è colui che ti dà la possibilità di essere proprio completo nell'esposizione di un live, perché i visual artist sono tutti fatti da lui. Mi piacerebbe, se fosse possibile, sempre nel canale YouTube ci sono, ad esempio c'è Skills, in cui appunto si può vedere, oltre che la canzone, che questa volta fa parte di Revolution, anche il lavoro appunto di Gianni. Ahimè, abbiamo solo respiro live, perché i live ce li hanno fermati subito nel momento in cui è uscito il disco, quindi mi tocca andare a prendere un brano di Revolution, ma ci tengo, perché appunto mi piace anche che possiate vedere quello che è il live, che secondo me è la forma a cui io credo di più. C'è un artista, bisogna vederlo dal vivo, e quindi ok le produzioni, ok i dischi, poi bisogna andarlo a vedere dal vivo, e quindi ci tengo. Poi così come dire, c'è la possibilità di vederci anche Gianni. Io credo sia sempre nella playlist, o comunque basta digitare Aga Skills. E dovrebbe venire qua. Stiamo cercando un attimo. Certo. Comunque, devo dire, per quello che abbiamo visto, anche dal tuo canale YouTube, un po' in giro, effettivamente, secondo me, quello che ti caratterizza bene è proprio questo aspetto della performance, questo aspetto in qualche modo di essere in una scena di cui la musica è solo una parte. Poi anche a questo punto i testi, non pensi che magari rischiano in qualche modo, soprattutto in italiano, di distogliere l'attenzione da quello che dovrebbe essere il fulcro del tuo lavoro, cioè la performance di scena? Dipende dal brano. La domanda è con la risposta di dipende dal brano. Cioè Respiro senza testo non sarebbe Respiro. E anzi, secondo me Respiro era veramente importante. No, non è questa, perché questa la riconosco con c'è proprio un Aga Skills live, c'è la parola live sicuramente in più. E no, dicevo, Respiro secondo me ne va bisogno. Questa non è come altro brano in cui c'è un testo nella classica forma canzone. Il live è una parte importante, le immagini pure, ma la canzone deve sostenersi da sola. È chiaro che per creare una dimensione, prima di tutto bisogna pensare al suono. Ecco, questo è un po' quello che faccio io. È una commistione di tutte queste cose. Sì, sì, sì. Sì, sì, perché sicuramente penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che sei prima di tutto un compositore. Per cui sì, questo la parte musicale, anche per il tuo background, voglio dire. È una parola molto forte, mi fa piacere la diciate, però sì, mi piace più classificarmi come tale, questo sì, piace tanto. Ho avuto il piacere di avere un amico, prima che un grande musicista, quando ancora non lo conoscevano in tanti, e questo mi ha dato la possibilità di vederlo da vicino come compagno anche, chiamiamolo, di un bicchiere di vino, Ezio Bosso, ed è stato una conoscenza splendida, che mi ha insegnato tanto, e conoscendolo prima appunto della sua oggi maestosità, nel senso che la gente lo conosce ovunque, mi ha dato la possibilità proprio di vederlo personalmente, e mi ci sono rivisto a tratti, chiaramente con un background completamente diverso, e se vogliamo, proprio per questo, anche bello il farsi contaminare questa bellissima persona.
Bene, siamo. Vediamo se ci siamo. E questo. Sì, perfettamente, lui. Ok. Bene, abbiamo. Credo che sia caduta la connessione. Sì, 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 sarà caduta la connessione di Arturo, Nicola. Però in ogni caso abbiamo visto, ci siamo fatti un'idea di cos'è una performance di Ada, che sarebbe davvero bello. Come? Dico, lasciamo tutti con la suspense così. Vabbè, sì, ma uno, allora l'ideale sarebbe quello di esserci quando si potrà fare, però invitiamo gli ascoltatori a cercarsele, sono davvero interessanti, devo dire. Ecco qua, forse riprendiamo. Ecco, aspettiamo che Nicola ritorni. Eccoci, ecco qua. Eccoci qua. Io sarà che questo tipo di performance in qualche modo stuzzicano la mia curiosità di ascoltatore, di frequentatore, però voglio dire, non posso che farti i complimenti. Grazie mille. Ma grazie mille. In realtà vorrei ringraziare appunto Giovanni Margotto, perché lo rende, come avete potuto vedere, a sì. Tutto tondo. In quel caso con me ci sono stati diversi collaboratori, c'era Marta Musincanta, altra grandissima DJ, oltre che in questo caso programming, come avrete visto. E c'era un corpo di ballo che mi ha seguito in alcune avventure. E poi, per ringraziare tutti, perché così non mi dimentico nessuno, perché è sempre difficile mettere tutti, ci tengo a dire che questo disco... l'artwork è stato fatto da Stefano Tonti, che ringrazio, e anche all'interno altri due producer molto molto da me, insomma, io ho grande stima per Gianluca Lopresti e Stefano Casti, che hanno anche loro appunto messo a puntino
alcuni brani. Così, diciamo, ho dato una presentazione a 360 gradi di questo lavoro, ecco. Ecco, a proposito di stima, Luca Pallini scrive, ciao Aga, grande stima. Poi, grazie, grazie Luca. Senti Alessandro, vogliamo anche far vedere il video con cui hai partecipato al nostro Aquara Music Fest, che doveva essere una versione live, però chiaramente a causa Covid non è stato possibile, e quindi ogni gruppo, ogni concorrente ha cercato nel suo piccolo, quindi in maniera forse anche più genuina, artigianale, di realizzare un video. Certo, come no. Anzi, qui però devo ringraziare Cristina, perché quel giorno mi ha veramente... Okay, nel frattempo lo preparo. E te lo devo descrivere, com'è andata? Sì, siamo costruzione. Ma allora, quella costruzione è andata in questa maniera qua. Niente, praticamente mi sono detto, adesso io per creare dei visual come posso fare? Perché non avevo a casa tutto il materiale necessario. Poi Gianni non mi poteva raggiungere, al che ho detto... intanto riesco a tenere in piedi, diciamo, la situazione musicale, perché appunto il progetto Aga è mi piaceva molto quella costruzione, la Kraftwerk, tutto in valigetta, e dall'altra parte quindi io mi sono attenuto ai pionieri, no, di questa veste elettronica, e poi ero in casa, e quindi l'unica cosa che si aveva per ricreare un'atmosfera tale erano televisioni, PC, computer, insomma tutto quello che potevo chiudere, e ho cercato di creare una scenografia dando luce ad un capolavoro in cui Philip Glass mise le musiche, che è Koyaanis Katsky, che è più fatica a come dire, dargli il nome e la rappresentazione che è, e qui devo dare merito a Cristina, perché appunto la mia compagna mi ha dato una grande mano casalinga in quel giorno di grande pazienza, quindi non è stato facilissimo, ma ci siamo riusciti. E poi devo ringraziare voi, perché appunto avete organizzato tutta questa bella cosa che male non fa. Tra l'altro c'era anche un altro grandissimo batterista in giuria che stimo e che porto i suoi metodi all'interno delle mie lezioni, perché io come primo lavoro sono docente di batteria, che è Maurizio De Lanzaretti. Vero che ricordo bene, giusto? Sì. grande persona e soprattutto un didatta veramente molto 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 ferrato, e a me piace, questa gente qua piace, in Italia ne abbiamo veramente tanta, e forse la pandemia ce l'ha fatta conoscere meglio, chissà, lo scopriremo solo di più. Ok, noi abbiamo avuto il piacere poi, oltre che ospitarlo come presidente di giuria, il 6 settembre è venuto a fare una masterclass. Insomma, sì, ho seguito quella presentazione, e dire, al di là del professionista e di tutto il percorso suo professionale, ma è stato bello scoprire una persona, come dire, disponibile, genuina, una persona della porta accanto, mi verrebbe da dire, come... quella sensazione di quelle persone come se le avessi conosciute da sempre, voglio dire, senza nessuna distanza. Infatti Antonio, guarda, se mi permetti, io ho avuto il piacere di contattarlo telefonicamente, l'unica cosa che mi ricordo, a prescindere dal lato appunto tecnico, che non sto a dire perché sono quelle cose noiose che riguardano noi batteristi, d'altra parte gli ho detto, oh, io gli davo del lei, maestro, a un certo punto dopo 2 secondi mi dice, diamoci del tu, perché sennò diventa veramente faticosa. Ecco, ho detto ok, queste sono le persone con cui voglio parlare io. E si parlava di Maurizio De Lanzaretti, che a quel tempo era ancora batterista di Sanremo e tutte le altre collaborazioni con Cause. Quindi, cioè, quando queste frasi piccolissime ti dicono, vedi, l'umiltà la vince sempre, no? E giusto per completezza, oltre a Maurizio, poi l'anno prima abbiamo avuto Luca Colombo, e anche lui la stessa cosa, il lato umano, una persona... Ecco, diciamo, hanno conosciuto, interagito e lo fanno tuttora, Covid permettendo, voglio dire. Eppure non c'è nessuna... niente, insomma, erano persone, voglio dire, non voglio dire una cosa banale, insomma, di questo tipo, però, ecco, la distanza era annullata, persone con la quale potevi... E soprattutto, la cosa che poi noi, come dire,
abbiamo sin dall'inizio creduto in questa cosa, cercare un'occasione di dialogo tra le persone che di quella passione sono riuscite a fare un mestiere poi, come Maurizio o Luca, e di mettere in contatto dei ragazzi, insomma, appassionato o comunque persone che di quella passione forte vogliamo, per semplice fatto poter chiedere un consiglio, poter chiedere ecco, diciamo, una riflessione, non per necessariamente un giudizio, insomma, potrebbe sembrare non è dal punto di vista. Ecco, creare un'occasione di poter parlare con persone di questo spessore. Certo. Ok, possiamo partire. Siccome il video è quello comprensivo anche della tua presentazione che facesti quando ti sei presentato per il nostro Aquaria Music Fest, io taglio, vado un po' più avanti, sì, ma per iniziare col tuo brano. Certo. Ecco, c'è un attimo un inconveniente, rimetteremo l'audio, perché non è stato inserito l'audio, e quindi provvediamo subito. C'è questa cosa un po' noiosa della piattaforma che bisogna praticamente spuntare la condivisione dell'audio, e quindi bisogna rimettere da capo il link spuntando questo, ma ecco che arriva subito. Ed ecco qua, possiamo ascoltare. Ok, una riflessione. A me piacque molto questo brano, perché era un brano di natura completamente diversa dagli altri brani, e noi, siccome siamo
siamo interessati a poter realizzare un contest musicale dove possano partecipare tanti generi, tante espressioni musicali diverse. Fui molto felice di ascoltare il contributo di Aga e quindi lo voglio ancora ringraziare per il suo contributo, per la sua partecipazione che ha reso sicuramente migliore il nostro evento musicale. Una piccola curiosità, poi passo agli altri per una riflessione, infine ad Alessandro per chiudere questa prima parte di questa puntata. Tu come sei venuto a conoscenza del nostro bando e di questo nostro evento musicale? Sono venuto a conoscenza attraverso Roberto Forlano, che è una persona che gira milioni di posti, eccetera, e ha detto: ragazzi, se vi interessa, ci sarebbe questo contest, e io ho aderito perché appunto ho detto finalmente, quando ci sono persone che si danno da fare, e ho visto che ci sono sempre, e quindi è stato Roberto Forlano, ecco. Ok, allora permettetemi un saluto a Roberto, col quale abbiamo collaborato il primo anno, e abbiamo avuto modo di dirlo, ma diciamolo una volta in più: se nella prima edizione abbiamo avuto Iaria con Fariselli, insomma, Iaria Open Project, da qua è stato merito dell'impegno in prima persona di Roberto. Quindi purtroppo il 2020 è stato un anno un po' così, vabbè, inutile che ce lo ricordiamo. No. Speriamo che questo 21, è chiaro che è sempre un po' zoppo, però rispetto a quello dell'anno scorso speriamo di poter fare un qualche cosa di diverso, e sicuramente Roberto anche quest'anno penso che ci potrà dare una mano per la sua storia, quindi ci tenevo a dire questa cosa su Roberto. Tra l'altro mi sono dimenticato che Roberto oltretutto ha fatto un remix di Respiro, quindi è un cerchio, no, che si chiude. Mi ero dimenticato di annoverarlo. Tra l'altro deve ancora uscire e quindi stiamo progettando l'uscita. E perciò è una, già da due annetti che ci conosciamo. E sì, ottima persona in cui si dà da fare tantissimo, e questo è sempre molto apprezzabile. Oh, tra l'altro, prima Luca, colui che mi ha salutato, ve lo raccomando perché è venuto fuori con un singolo da poco, molto 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 interessante, ed è bello vedere una persona, ahimè più giovane di me, ma questo non importa, che comunque tira fuori musiche che mi appartengono e dà veramente della stoppa, quindi lo voglio salutare ancora meglio, ecco. È un onore però questo, che cerchi di promuovere colleghi che comunque stimi, ecco. Certo. Ovviamente quello che noi diciamo un po' a tutti i gruppi, e quindi ci sentiamo di dire anche a te, anche se la distanza è notevole che ci separa, il nostro grande sogno è quello di poter organizzare una grande giornata di musica nel nostro piccolo paese, indipendentemente dalla Quara Music Fest, e di invitare tutti i gruppi che hanno partecipato e che hanno voglia di condividere un giorno, uno, due giorni, tre giorni di confronto tra gruppi emergenti, tra chi ha voglia, ha piacere di suonare, di ascoltare la musica. Quindi ci sentiamo di invitare Aga, Alessandro, a venire il giorno in cui tutto questo sarà possibile, ovviamente. Certo, è chiaro. Lo attendiamo tutti, no? Io ci sono comunque, voi sappiatelo. Anche perché do forza e coraggio a tutti quelli che come me si danno da fare, e voi siete tra questi, quindi è questo lo scambio, secondo me, che vince sempre. Al di là del nome grande, piccolo, è sempre importante che ci sia questa volontà. La musica vive di questo da tantissimi anni. Adesso però la parabola del Vangelo è finita, perché sennò poi dopo diventa un po' troppo, come dire, mi sale sulla moralità e la tiriamo subito giù. Ok, lascio a voi le conclusioni, poi un pensiero finale ad Aga, e poi lo salutiamo e passiamo al prossimo gruppo, al prossimo concorrente. No, io velocemente, Nicola, scusa se così entro con un tackle di un stopper inglese anni 70. No, voglio ringraziare Aga,
insomma, innanzitutto per così aver creduto nella nostra manifestazione, che, e questa ci dà forza nel continuare, perché non è facile organizzare una manifestazione, anche perché lo facciamo per puro piacere, puro divertimento, nei ritagli di tempo, forse molte volte togliamo, ma con piacere, voglio dire, del tempo altre cose per cercare di credere in queste cose, anche in questi appuntamenti domenicali. E quindi grazie per aver partecipato alla nostra manifestazione e che speriamo di essere riuscita a restituire in parte, ecco, un po' di quella fiducia che noi sicuramente abbiamo ricevuto da te e dagli altri. Da questo punto di vista, ti voglio ringraziare per questo. Ti ringrazio anch'io, Antonio, e condivido appieno le parole, cioè sono reciproche, quindi la fiducia e la stima è al 100%. Ok, Nicola. Non resta altro che ringraziarlo davvero. Ovviamente ha ormai preso l'impegno che appena sarà possibile in qualche modo ci onorerà della sua presenza fisica, e quindi cosa possiamo chiedergli di più? Di continuare così e di migliorare sempre di più. Sempre, sempre. Parola d'ordine. Io vi ringrazio tantissimo. Auguro ai prossimi venire la bellissima chiacchierata che abbiamo fatto noi, e buon proseguimento, e speriamo di vederci di persona presto, no? Questo è l'augurio che ci dobbiamo creare. Sì. Se non fosse così, presto, nel frattempo, anche se ci sono queste possibilità, Aga c'è, l'avete visto. Certo, certo. Ok. Ciao, grazie. Un abbraccio ciao. Forte. Ciao. Grazie. Grazie, ciao, ciao. Allora, Nicola, Antonio, nel frattempo che gli amici del prossimo gruppo cominciano a collegarsi, se volete cominciare a presentare il gruppo, il tempo tecnico che si collegano. Vabbè, ora ci spostiamo da Cesenatico, ci spostiamo un po' più a sud, diciamo nella nostra regione, a Napoli in qualche modo, e abbiamo gli ultimi in qui con noi questa sera, però per questo io lascerei in toto a Nicola, che posso dirlo, è un fan sfegatato degli ultimi in. E quindi no, non aggiungo nulla per non togliere quel piacere in prima persona. Ciao ragazzi, Nicola, ciao, ciao, ciao. Anche se qui forse abbiamo un problema di connessione, quindi io mi scollego, perché purtroppo il limite della piattaforma è di 6 connessioni alla volta, quindi casomai io mi scollego e lascio a Nicola questo piacere che sta covando da 2 anni. E vabbè, diciamo stare in retroscena, positivi, però, e quindi un saluto ai ragazzi e complimenti innanzitutto. Questo qua è stato un piacere ospitarvi ad Aquara alla manifestazione, e posso, questo lo dirà Nicola pure dopo in qualche modo, nella formula, è un tentativo che noi cerchiamo di fare nella nostra piccola manifestazione, è quella di non rilegare la partecipazione dei gruppi soltanto agli organizzatori, ma rendere partecipe più possibile un gruppo d'ascolto, e questo gruppo d'ascolto cercare di far conoscere. E devo dire che gli Ultima In si ascoltava nei bari i brani degli Ultima In, quindi. Però questo però sarà Nicola, poi insomma lascio, e quindi un forte abbraccio a tutti voi. Io mi devo scollegare per il problema della connessione. Questo è tutto. Grazie, ciao Antonio. Ragazzi, un saluto, è davvero un piacere. Allora devo dire che vi dico un paio di piccoli aneddoti. Quando abbiamo fatto il MacP al liceo, allora andava la Italo Dance, quella musica, diciamo, da discoteca. Io ho fatto una guerra per portare al nostro MacP James Senese,
Allora voi vai. Ditemi come faccio io a non essere un vostro fan, voglio dire. Per cui no, siamo anche noi incazzati neri come quindi voi e quindi allora credo che ma non lo invento io che c'è Napoli da qualche secolo in qualche modo sia stato un faro, sia stato un modo di essere per tutto lo spettacolo, per tutta per la musica, per il teatro, per cioè, tutto ciò che ha a che fare con pubblico e palco in qualche modo non può prescindere da Napoli. E vi dico una cosa, io ho molte volte il terrore, ma davvero il terrore, di svegliarmi e pensare che a Napoli non ci sia più una scena innovativa come l'abbiamo sempre avuta fino a... Allora io quando sento di gruppi giovani napoletani che indipendentemente dal genere musicale, ma il genere musicale davvero è secondario, perché non esiste il genere musicale, secondo me esiste come uno comunica, come uno esprime i propri sentimenti e i propri pensieri. Quindi allora quando so di espressioni nuove di giovani, di ragazzi che in qualche modo portano avanti una battaglia, sono dei portabandiera, continuano anche quelle lotte, ma continuano quella tradizione, io sono contentissimo e cerco in tutti i modi, per quel poco che posso, di farli conoscere, di incoraggiarli, di portare avanti. Infatti nell'ultima edizione c'era un altro gruppo napoletano molto interessante, credo forse anche di loro di Quarto, che si chiamano Megaride, che penso che in qualche modo li conosciate. E certo, gli ho fatto certo. Lo stesso discorso, sì. Perché davvero la musica, la musica in generale, quella con la M maiuscola, non può prescindere da Napoli. E quindi cioè, quando si muove qualcosa, si crea, si va avanti, io penso che è un dovere morale di tutti, noi del Sud, ma non solo del Sud, sia un dovere morale quello di incoraggiarlo, di farlo conoscere, di tenere vivo una fiamma che ha veicolato tanti e tanti messaggi nella storia, non solo adesso. E penso che i messaggi che veicolate voi siano importanti e siano da preservare e da conservare. Quindi, grazie. Detto questo, ci possiamo andare a casa, abbiamo chiuso, abbiamo finito. E allora, prima di tutto volevo chiedere io a voi, quella Elcesio, a chi come siete venuti a conoscenza di un contest musicale in un paese di 1500 abitanti, come è successo? Allora, in particolare dirò di non ricordare il momento esatto, però sicuramente tramite il web e l'abbiamo scoperto e chiaramente ci è interessato, perché comunque si trattava di un festival appunto innanzitutto delle nostre parti, quindi del Sud, e quindi comunque una realtà interessante, inoltre appunto agli albori, quindi ci è sembrato appunto interessante mandare il nostro contributo, anche se credo che proprio la partecipazione la dobbiamo al nostro amico manager d'art, che quindi può essere che si ricorda meglio di me il momento esatto, non so, perché lui si cura un po' l'aspetto organizzativo manageriale, tra virgolette. Sì, eravamo in fase di ricerca di contest e comunque posti per suonare e trovare la vostra pagina con il festival, e quindi preparai tutte quante le carte e mandai i documenti necessari per candidarci. E loro erano tutti quanti favorevoli e ci pareva interessante comunque partecipare a un contest del genere.
e quindi diciamo poi è... vabbè, comunque penso sia una prassi un po' di tutti i gruppi ricercare sempre contest, festival eccetera, soprattutto nella zona di appartenenza o comunque zone limitrofe, perché uno cerca di farsi conoscere, nel senso noi non veniamo da un paesino di 1500 abitanti, ma diciamo c'è almeno nel come ti devo dire, nel centro di Quarto, bene o male, la sensazione è quella di un paesino, anche se poi siamo sì. 50.000 persone. E quindi ci è sembrato anche naturale, voglio dire, provare a partecipare. Sì, aggiungo una cosa che penso che voi siete, almeno parliamo della prima, cioè, sì, orgoglio partenopeo, dicevo, almeno quella era, voi avete partecipato alla prima edizione, penso che siate stato tra tutte e due le edizioni il gruppo che più ha diviso, proprio divisivo, nel senso di chi vi... penso che sia ovvio in qualche modo, però c'erano sì, sì. Chi vi odiava, che non vi voleva sentire, ma che cos'è sto rap, cos'è il rap, non si capiva, e che in qualche modo riusciva a capire, a percepire quel messaggio, che alla fine però, siccome il nostro era un contest dove era una giuria popolare senza alcun filtro a decidere chi erano i finalisti, con mio grande rammarico non abbiamo avuto la fortuna di potervi ospitare, perché nel 2019 era possibile ospitarvi da noi, e penso che ci saremmo divertiti, però non è stato possibile, però ci siamo ricordati di voi. Alla prima occasione vi abbiamo... Ci rifacciamo il 2022. E quindi questo serve anche per in qualche modo rinsaldare i rapporti, dare anche il messaggio che in ogni caso dei sognatori che lo fanno davvero per puro piacere, che in qualche modo cercano di portare avanti il discorso della musica, buona o cattiva, non lo sappiamo, però di dare a delle persone la facoltà, la possibilità di esprimersi, questo qua penso che fino a che ce la facciamo lo faremo sempre. Non per nulla il nostro contest non è riservato alle cover, ma solo a... brani originali. Salvatore Tortora, tra l'altro, ha scritto prima una cosa che mi è piaciuta moltissimo: Quarto come Seattle degli anni 90, che è musica per le mie orecchie. Comandante apprezzerà sicuramente questo. Ma guarda, abbiamo Nicola, l'abbiamo di Detroit perché... negli anni 90, comunque l'impronta sì, sì. È quella. No, vabbè, nel senso che comunque penso Salvatore intendesse il fatto che a Quarto ci sono tantissimi gruppi, mo noi come i Megaride siamo tra virgolette quelli più recenti, quelli magari attivi, però a Quarto ci sono tante realtà... ci sono state tante realtà musicali, a partire dallo studio dove noi siamo nati, che il Charlie Studio, che saluto Carlo se ci sta guardando, non lo so, però è stata proprio la culla della nostra musica giovanile, come ti devo dire, cioè io a 16 anni mi facevo 2 chilometri a piedi col basso in spalla per andare a fare le prove da lui, e è stato importante. Questo è diciamo l'1% di quanta musica c'è a Quarto, diciamo, quindi io capisco e apprezzo il contributo di Salvatore, grazie. Sì, in effetti i ragazzi di Megaride dicevano la stessa cosa, mi dicevano di stare tranquillo perché insomma la piantagione è abbastanza rigogliosa, quindi...
Sì, io direi di, se Arturo ci ascolta, di far ascoltare qualcosa, così gli ascoltatori comincerebbero e cominceranno a rendersi conto di cosa parliamo. Yes. Sì, sì, oh, mic check. Camminare domandando. Ultima, hey. Passa il tempo ma la testa resta uguale. Chi mi guarda pensa questo è un criminale. Io pesto alle mie spalle, lascia stare. Trovo pace solo sulla strumentale. Giro solo per la strada, compare. Ho un fantasma che di notte mi compare. Mi dice che devo parlare, mai restare zitto. Per questo stringo i denti e vado dritto. Me ne accorgo dalla faccia, se menti. Occhi spenti, in cerca dei 107 elementi. Le paranoie mi danno la caccia, attenti. Il cuore mi si ghiaccia, contenti. Conto le ore che mi passano davanti. Ho sognato un pacco di contanti. Vivo in Facebook con un fucile agli occhi stanchi. Rubo solo ai ricchi, Robin Hood. Robin Hood. Ma è stato piani alti, quello che è stato, però nessun rimorso in ogni caso. Come gli assalti, zero senso dello Stato. Fatevi un giro da queste parti. Ascoltami adesso, il tempo passa, io sono lo stesso. Continuo a camminare domandando. Mi muovo a tempo, non so dove sto andando. Ascoltami adesso, il tempo passa, io sono lo stesso. Continuo a camminare domandando. Mi muovo a tempo, non so dove sto andando. Continuo a camminare domandando. Non so dove sto andando. 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 Continuo a camminare domandando. Punto interrogativo sul mio destino. Non vedo niente in lontananza, né qua vicino. Ma quanto dista la mia stanza? Distanza, ne ho bisogno per tornare in pista. Era tutto un sogno, o solo una svista. Mi sveglio già col mal di testa. Dentro di me tempesta, tachicardia. Ti prego musica, portami via. Salvami dai demoni che vivono al mio interno. Non resisterò in eterno. Portami lontano da me stesso. Sono causa del mio male troppo spesso. Confesso, mi porto appresso troppi errori. Mentre voi fate signori, rancori. Mi accumulo da quando ero nell'utero. Spegnete i riflettori, io vi aspetto fuori. Scappo dalle vostre convenzioni. Voglio chi c'ha solo convinzioni. Tutti convinti, ma siete finti. Io preferisco stare fuori. Ascoltami adesso, questo passo io sono lo stesso. Continuo a camminare domandando. Mi muovo a tempo, non so dove sto andando. Ascoltami adesso, tempo passa, io sono lo stesso. Continuo a camminare domandando. Mi muovo a tempo, non so dove sto andando. Ascoltami adesso, tempo passa, io sono lo stesso. Continuo a camminare domandando. Mi muovo a tempo, non so dove sto andando. Ascoltami adesso, il tempo passa, io sono lo stesso. Continuo a camminare domandando. Mi muovo a tempo, non so dove sto andando. Dove sto andando. Abbiamo scelto di coprirci il volto per essere visti. Questa è una bella frase. In realtà voi avete spiegato che il volto coperto non è nulla di particolare, se non il fatto di invitare ad ascoltare più che a vedere. Credo sia questo, ma al di là di questo volevo chiedervi come avete iniziato, come vi siete conosciuti, come avete deciso che imbracciare uno strumento era una cosa, se non utile, almeno divertente. Allora, noi
Andiamo per ordine, vai. Mi sentite adesso? Comandante. Sentiamo tutti, sì, sì, si sente bene. Sì. Ok, vado io quindi. L'inizio in effetti è partito da un incontro tra me e James, che è il bassista, che ci siamo incontrati, ci conoscevamo da un po' di anni, ci siamo incontrati e si era partito con l'idea di creare in realtà inizialmente una band basata però su facendo delle cover. Però lui stesso dall'inizio disse: ma quale cover? Partiamo direttamente con un progetto nostro. E quindi poi lui ha reclutato gli altri due elementi della band, che sono El Cesi e Narcos. E quindi abbiamo iniziato. E la prima prova è stata molto empatica, perché sono nati tre pezzi nell'arco di circa un'oretta. Quindi da là poi è stato tutto abbastanza una fusione, proprio un incontro molto, diciamo dall'inizio, molto reattivo, molto veloce. Ci siamo trovati sì, subito, no, diciamo. Abbiamo sono subito d'accordo con Adriano al 100%. Anzi, aggiungo anch'io qualcosa, visto che mo ci vuole la seconda parte, sono stato io, diciamo, a menare dentro la batteria e la voce. Cesi lo conoscevo dalle scuole medie praticamente, perché siamo stati dei giovani vandali della nostra città insieme, abbiamo fatto graffiti insieme da giovanissimi. E poi Antonio invece l'ho conosciuto per un altro progetto dove suonavamo prettamente metal fondamentalmente, però il ragazzo ha un animo molto rock, ma soprattutto molto versatile. E quindi quando io e Adriano abbiamo deciso di cominciare questo progetto, è stata quasi la primissima scelta, diciamo. Poi vabbè, la storia della prima prova è tutto vero, forse non un'ora, forse erano due, però sì, dalla prima prova uscirono le prime tre bozze di pezzi, mentre invece magari con altri progetti con cui mi ero trovato a suonare, dopo anni non era mai uscito un brano originale, come ti devo dire, un'idea comunitaria, mentre invece con loro in due ore è stato una specie di colpo di fulmine, se la vogliamo menare sul romantico, diciamo. Mi permetto di aggiungere una cosa, Nicola, giusto perché hai colto in pieno una grande citazione a fine video, e quella è una frase famosa pronunciata dal suo comandante Marcos, che è leader dell'esercito zapatista di Liberazione Nazionale, a cui, diciamo, per secondo noi è stata molto esplicativa della nostra scelta di comparire con appunto con il volto coperto. Quindi qua c'è anche molto l'animo sociale, più che politico, entrambi comunque, che chi più chi meno ci portiamo dietro dalle nostre esperienze personali, abbiamo comunque deciso di veicolare attraverso la musica. Io e Mattia abbiamo condiviso svariati progetti negli anni, anche con Davide, poi ci siamo conosciuti tutti e cinque, ed è stato uno appunto dei motivi che ci ha spinto poi a fare delle scelte, a suonare e parlare di determinate storie, e quindi a volte il passamontagna serviva proprio a questo, appunto, come hanno capito gli zapatisti ben prima di noi: a volte coprirti la faccia serve ad attirare l'attenzione su di te, a dire ascoltatemi. Sì. Scrive Roberto Cirillo in uno nei commenti: gli ultimi Heine hanno lo stesso potenziale distruttivo dei campi flegrei. Ma volevo un'altra curiosità. È proprio un Chad. Allora, questi messaggi in codice mi piacciono tantissimo, perché significa che c'è una scena, significa che c'è un gruppo, c'è un ambiente. E questo è una cosa davvero importante, al di là se poi tutti andiamo a Sanremo, tutti vendiamo i milioni di disco, o se tutti riempiamo gli stati, questo non è importante, però c'è una scena, c'è un substrato che in qualche modo fa vivere una cultura, e qua parliamo della nostra cultura, la cultura del sud, la cultura di Napoli
e dintorno, e qui in qualche modo apparteniamo anche noi. Non so se qualcuno di voi vuole aggiungere sull'ambiente, sulla scena, diciamo, su come tra voi vi, in qualche modo vi confrontate, come vi ponete l'uno con l'altro, tra i vari gruppi che sembra per fortuna non manchino. Ma guarda, io posso parlare per, diciamo, come collegamento anche al discorso di prima con i Megarid, no? Io li conosco tutti e quattro i ragazzi, però due di loro in particolare sono miei carissimi amici da tanto tempo, quindi al di là del rapporto di amicizia c'è anche un confronto musicale, nel senso noi cerchiamo innanzitutto di sostenerci e di spingerci a vicenda, banalmente con le condivisioni sui social, queste cose, diciamo, basilari che non costano nulla a nessuno, penso siano uno scambio mutuale che avviene continuamente. Non solo dico Megaride perché sono, penso, uno dei gruppi a me più cari, oltre che i miei carissimi amici, ma è successo anche con, per esempio, con gli Alkaline Penne, dove suonava prima Antonio, o con tanti altri gruppi con cui mi vengono in mente, per esempio, gli Igloo, che sono un gruppo di Torino che abbiamo conosciuto andando a Torino, con cui però abbiamo legato tantissimo, perché al di là delle differenze di generi musicali, poi quando vedi le persone al lavoro sulla musica è come vedere un po', diciamo, il loro carattere, la loro natura, ed è viene spontaneo poi stringere dei rapporti, delle amicizie. Quindi io penso che con gli altri gruppi ci interfacciamo, diciamo, in questo modo. Abbiamo avuto, cioè almeno io ho avuto dei gruppi un po' che mi sono stati sulle palle, però voglio dire, più di non invadere il loro spazio, cioè non mi sento di fare. Non so, Antonio voleva aggiungere qualcosa? No, in realtà semplicemente proprio volevo citare proprio i Megadid, perché comunque hanno partecipato anche loro a questo tipo di manifestazione, e poi per esempio anche Roberto Cirillo, che prima ha commentato, nonostante non sia proprio, come dire, molto vicino a noi geograficamente, però anche con lui e con la scena di, insomma, musicale che vive, cioè a volte uno scambio, un rapportarsi e un confrontarsi. Tra l'altro io e Roberto siamo amici di un ragazzo che sta in conservatorio con me, che pratica tutto un altro genere di musica, con il quale però comunque c'è, avviene uno scambio di idee, di cose, di confronti, insomma. Sì, la cosa principale comunque è, almeno con, diciamo, i progetti con cui siamo più a contatto, è proprio la sincerità, nel senso che se io faccio sentire una demo al bassista dei Megaride, che è un mio carissimo amico, e voglio il suo parere, lui non mi dà un parere edulcorato da amico non musicista, ma mi dà un parere da musicista non amico, che magari è meno gentile, ma è sicuramente 100.000 volte più utile. Bene, io direi che è il caso di ascoltare un altro pezzo. Chiedo alla nostra regia di far partire il prossimo, che credo sia Cosa siamo, se non vado errato. Cosa siamo sulla terra? Ombre di passaggio, cerco pace, dentro c'ho la guerra. Non è il coraggio che mi manca, è che la mente è stanca, mi manca il fiato come in una serra. Cosa siamo noi rispetto a chi ci osserva? In questo gioco ho fatto sempre la riserva. Odio Wads, ultima aim, sopra il beat day, come sullo skate, pugni in faccia, Cassius Clay. Metto le cuffie e schiaccio play, non sempre sono quello che vorrei, poco importa. Scaccio l'ennesima cazzata, sto andando fuori strada, la musica è la rotta. Cosa sono se non ciò che scrivo?
penso troppo e poi di botto è già mattino. Boom bap, sento il cuore che mi sale in collasso. Cosa sono in fondo non lo so. Io sono il ragazzo ricchissimo, ricchissimo. Finiremo ai ferri corti, nessuno aiuto da casa, non c'era Jerry Scott. Chi cresce senti i colpi, esci tra i venti forti e seri, esce a gestire gli strumenti Eric Dolphy. Non consiglio agli altri di vivere nei rimorsi, per questi fatti non fatti sono fatti rimossi. Non tenersi bene se legato nei ricordi, non lasciare vuoti di memoria se non affondi. Fumo personal, perso nel mio mentre, il mondo che mi osserva non mi mette manco a fuoco. Attraverso il mio rap che un attimo è per sempre, fin quando non mi girano ecco faccio fiamme e fuoco. La gente che si chiede cosa sia la sfiga, un colpo partito accidentalmente verso la tua vita. La gente non si chiede cosa sia l'orrore, se chi ha sparato quel colpo c'è il processo di prescrizione. Voglio sapere cosa siamo, quello che scriviamo, brucia come lava di un vulcano. Cosa siamo in fondo, un gesto che colpisce nel profondo, cambiare il mondo. Voglio sapere cosa siamo, quello che scriviamo, brucia come lava di un vulcano. Cosa siamo in fondo, un gesto che colpisce nel profondo, vorrei cambiare il mondo. Eccoci. Scrive Giuseppe Piccariello, quarto è un pentolone creativo dagli anni 90. Quindi. E io volevo davvero farvi fare un appello a tutti questi gruppi come voi, napoletani, ma dei dintorni, della, a partecipare a questi contest, anche al nostro se ne avete voglia, perché è giusto che in qualche modo vi si conosca. Poi ripeto, non è che andremo tutti a riempire gli stadi, però è una testimonianza e sono tante piccole voci che in qualche modo creano un movimento, se no come facciamo a dire che siamo la Seattle nel sud se non ci facciamo sentire e conoscere. Quindi due cose, Nicola. Sì, scusa Nicola, volevo soltanto salutare Peppe e ringraziarlo, che poi oltretutto, oltre ad essere un nostro grande amico, è anche lui un grandissimo musicista, quindi lo saluto e lo ringrazio per questo intervento. Beh, maggior ragione, invitato a partecipare alla prossima edizione. Certamente. Volevo giusto dire due cose sul nostro Dart che sta lì, che non dice nulla, però in realtà lui è diventato una figura abbastanza cruciale del gruppo, non in senso pratico, in quanto non suona con noi, ma è diciamo la mente che tipo ci ha fatto scoprire il vostro contest, così come ci ha fatto scoprire altri contest, e si occupa di un lato manageriale che insomma fa e lo fa pure bene, insomma gliene dobbiamo dare atto, gliene dobbiamo dare merito.
No, ma io infatti me ne sono accorto, e tra le altre cose non so se osservate come vi guarda mentre parlate. infatti adesso lo coinvolgiamo e così ci spiego un poco cosa vuol dire essere la mente e il braccio di un gruppo emergente del Sud. Sì, allora, io sono Dart e in questo momento, diciamo così, ho cominciato con i ragazzi dopo l'uscita di Cosa Siamo, perché io li ho sempre seguiti, perché sono amici miei da anni oramai, Mattia lo conosco dalle medie, a James dalle medie, al Cesi lo conosco da, saranno 2012 probabilmente, quasi 10 anni che ci conosciamo tutti quanti, e li ho sempre seguiti in maniera molto attiva nel loro progetto. Poi io sono tornato a Napoli dopo un periodo che ho vissuto fuori in Spagna e avevo voglia di entrare all'interno del progetto, e quindi ho proposto ai ragazzi il compito di, mi sono voluto inserire nel gruppo come manager per dargli una mano, per sostenerli, per cercare di alleggerire il loro carico di lavoro e prendere una figura, diciamo così, manageriale, come detto prima. E dopodiché, ovviamente, oltre a questa cosa qui, io sono anche un animatore, disegnatore, e quindi nel disco che stiamo fondamentalmente registrando e progettando, sto anche ovviamente guardando alla parte artistica di immagini del gruppo e alla gestione, anche alla direzione dei video di ragazzi. Quindi set fotografici e cose del genere. Quindi stiamo cercando di creare un progetto che non sia solamente musicale, ma che sia anche ovviamente visivo e audiovisuale, fondamentalmente, cercare di dare un'impronta generale al gruppo. Cosa significa, per tornare alla domanda, essere un manager o comunque gestire un gruppo emergente? Beh, è una bella domanda ed è anche abbastanza complesso, perché ovviamente i mezzi sono quelli che sono, e bisogna districarsi in un mondo che oramai la musica è un mondo dove è difficile entrare se non si hanno conoscenze, o comunque se non si affrontano delle spese abbastanza importanti. Quindi il modo che ho trovato per cercare di portare loro, diciamo così, in giro è stato quello di scoprire nuovi festival e contest. Difatti, oltre al vostro, nello stesso anno abbiamo poi partecipato al Rock Contest di Firenze, al quale siamo arrivati in finale proprio all'Auditorium Flog, che fu una serata bellissima, sono avanti a quasi 600 persone, quindi fu un'esperienza molto particolare. Però questo, diciamo, al momento è questo, cercare di scoprire, cercare di far sì che i ragazzi ovviamente possano presentarsi e suonare davanti a sempre palcoscenici più grandi, ovviamente. Hai accennato al fatto che siete in pratica in dirittura d'arrivo, se non ho capito male, per quanto riguarda il nuovo disco. Ci potete dire qualcosa quando uscirà? Ovviamente spero che quando uscirà, è inutile dirvi che qua noi siamo a disposizione per presentarlo, per farlo conoscere, per approfondire la cosa. Quindi, però, se già adesso potete anticiparci qualcosa, sarebbe utile. Sì, dico due cose sul disco. Allora, è il nostro primo disco ufficiale, quindi è per noi un momento importante, perché soprattutto per un gruppo emergente il primo disco segna proprio un passaggio, e è una, come dire, è nato grazie a un'esperienza che è stata per noi fondamentale, che è la partecipazione al Reset Festival invece di Torino, e saluto se qualora dovessero vedere questa intervista o ci dovessero seguire a tutti e tutta l'organizzazione, che per noi è stata proprio un cambio netto del nostro percorso musicale, soprattutto grazie all'incontro con Ale Bavo, che è il produttore che sta curando il disco, il nostro magister, che anche se sta vedendo salutiamo alla grande, che ci sta direzionando, e lui, con lui abbiamo stiamo tuttora affrontando la fase di produzione, scrittura e registrazione del disco. Quindi sarà un lavoro per noi
grande rispetto a ciò che abbiamo fatto prima, è impegnativo e siamo tuttora in fase di lavorazione, capirai, anche per colpa di queste restrizioni abbiamo dovuto un po' rallentare, fermarci in alcune fasi, però cerchiamo di uscire il prima possibile, sicuramente dopo l'estate, speriamo entro l'anno, ma non è sicuro. E per il resto non possiamo spoilerare chissà quanto, perché ormai funziona così, ma possiamo dire che ci saranno delle collaborazioni nel disco, non diciamo ancora chi sarà, però seguendo i nostri social sicuramente man mano sveleremo più cose e assolutamente accogliamo l'invito e appena sarà possibile verremo a suonare in qualsiasi occasione, che sia il contest o quando potrete ospitarci, verremo volentieri. C'è anche un lavoro di ricerca e cambiamento del suono, insomma saremo anche contenti di vedere cosa ne penserete. Tenete presente che quando verrete sarete pagati a vino, soppressate, capicolli, eccetera, eccetera. Che in genere il nostro cachet è un tubo di Pringles sull'autostrada al ritorno, quindi ci va proprio di lusso. No, il vino è buono, ma non posso assicurare, almeno quello. Anche allora siamo a posto. Abbiamo assicurato il nostro cachet massimo, Nicola. Bellissimo, allora sì. Raga, ovviamente anche per quando uscirà il disco, anche in un'altra serata come questa online siamo disponibili, al di là di vederci, di in qualche modo di vedere come fare per sentirci dal vivo. Certo. E a questo punto è qualcosa che dobbiamo farlo, dobbiamo davvero farlo. E io devo pronunciarvi un nome, il nome di Davide Bifurco, che ma prima di parlarne io direi intanto di ascoltarci il pezzo e poi magari diremo due cose che saranno sicuramente cose importanti. Il mio partire non è facile, lo so, ma non ho scelto io di viverci però. Mo, credici, i giorni sono difficili in mezzo a sto deserto di cemento. Il vento porta proiettili, ho 16 anni, quasi 17. Si vive tra gli affanni, non per le sigarette. Stivati dentro case e scatolette, ci vorreste come macchinette. Troppe notti insonne, allaccio le scarpette dentro al rione. E per non pensarci rincorro un pallone. Il mio sogno era diventare un campione. Poi ho fatto i conti con la realtà, che delusione. Non fate l'errore di giudicarmi prima ancora di conoscermi, sarebbe un orrore. Non ho mai usato armi, restate calmi, ve lo ripeto ancora, ho solo 16 anni. Dipinto come un criminale, caso nazionale, uscito su ogni singolo giornale. Ma voi che cazzo ne sapete voi? Io sono un ragazzo, Davide Bifurco. Dipinto come un criminale, caso nazionale, uscito su ogni singolo giornale. Ma voi che cazzo ne sapete voi? Io sono un ragazzo, Davide Bifurco. Una serata come tante, da queste parti, niente da fare, in giro insieme agli altri amici, per fortuna ne ho davvero tanti, proviamo ad andare avanti, la strada ci accomuna, sono le due, sto con altri due, facciamo insieme l'ultimo giro sul motorino. Che gran casino che sta per succedere sarà per la prossima volta sto biliardino, c'è una volante. E qui vicino, però non ci fermiamo, proseguiamo dritto. Non abbiamo il patentino e l'assicurazione. Pensavo di cavarmela, invece che situazione. La volante ci rincorre, ci butta in aria. Un mio amico corre, l'altro rimane a terra. Aria, sento che mi manca, merda. Mi hanno sparato al cuore, e non per un errore. Dipinto come un criminale, caso nazionale. Uscito su ogni singolo giornale. Ma voi che cazzo ne sapete voi? Io sono un ragazzo, Davide
muove, no. E quel carabiniere infame manco si commuove, no. C'è mia madre che mi aspetta, ma mi hanno ucciso perché non mi sono fermato. Lo Stato mi ha condannato, chi mi ha sparato ha deciso che non meritavo di tenere il sorriso che portavo. Adesso lui è tornato a casa dalla sua famiglia, io invece volo via come una foglia. Spiegatemi il motivo per cui un carabiniere uccide un ragazzino e poi non è considerato un assassino. Sono io che me la sono cercata come un cretino. Mi sembra giusto che la mia vita sia finita così presto e adesso sarò solo un ricordo. Ma non lo spegni il sole se gli spari addosso. Dipinto come un criminale, caso nazionale, uscito su ogni singolo giornale. Ma voi che cazzo ne sapete voi? Io sono un ragazzo, Davide mi colpo. Dipinto come un criminale, caso nazionale, uscito su ogni singolo giornale. Ma voi che cazzo ne sapete voi? Io sono un ragazzo, Davide mi colpo. Raga, preferirei che ne parlaste voi, perché penso che siete quelli che ne avete più diritto. Raga, non so, dico due cose, magari diciamo ognuno la sua, è comunque una tematica a cui siamo non tutti particolarmente legati e... è una storia che chiaramente ci appartiene perché riguarda le nostre parti, tra l'altro è avvenuta proprio vicino a dove abita Adriano, il comandante, a Rione Traiano, che è appunto un quartiere di Napoli, per i più popolari, e a noi subito ci ha toccato ed è stato uno dei primi pezzi che abbiamo composto insieme in quella famosa prova di cui parlavano prima i ragazzi, che io scrissi quasi di getto quando seppi della cosa, a loro subito, come dire, accogliemmo la causa, insomma, in toto. E abbiamo deciso di farla. E l'unica cosa che possiamo dire è che l'abbiamo sempre portata dal vivo, ovunque siamo andati, a Torino, a Firenze, abbiamo suonata davanti a quanta più gente. A Roma. A Roma, perché per noi è fondamentale che se ne continui a parlare, che non cada nel dimenticatoio e che ci sia finalmente una giustizia, una verità sulla vicenda che è veramente assurda e soprattutto è assurda anche la macchina del fango che si è mossa nei giorni dopo, che ha provato a denigrare appunto Davide semplicemente perché era un ragazzo di un quartiere popolare. E abbiamo conosciuto la famiglia, il padre Gianni che salutiamo, anche l'associazione, tutti i ragazzi che portano avanti questa battaglia, e per noi sarà sempre una battaglia che porteremo avanti. E mi sento di aggiungere che oltre al caso di Davide ce n'è stato un altro un annetto fa, più o meno, di quest'altro ragazzo che si chiamava Ugo Russo, ucciso sempre da un poliziotto, e lui aveva fatto un tentativo di rapina ed è stato ucciso, ma il problema è che oggi si parla di questa cosa come se chi commettesse un reato meritasse di morire. Questo è assurdo, che l'opinione pubblica, anche la gente stessa di Napoli, arrivi a pensare una cosa così atroce, perché qualsiasi sia il crimine che si commette, non esiste la pena di morte in Italia e non è giusto morire sulla strada ammazzati così, tra l'altro da chi ha la divisa, quindi protetti da questa cosa. E per noi è una cosa allucinante, quindi sarà sempre una delle nostre battaglie che porteremo avanti. E diciamo ancora una volta verità e giustizia per Davide Pifolco, per Ugo Russo, affinché non accada mai più. Sì, è una cosa che io parlo almeno dal punto di vista personale, mi ha toccato sia per le modalità in cui è avvenuta, sia per le reazioni che ha suscitato. Cioè, la mia prima reazione, io ho un fratello minore, e la mia prima reazione è stata pensare se quella cosa fosse accaduta a mio fratello minore, e voglio dire, cioè, non sono riuscito a non empatizzare con la famiglia di Davide. Poi voglio dire, ora andare a tre su un motorino, fare un tentativo di rapina o rubare una macchina,
non sono, per me non sono motivi per i quali aprire il fuoco. Ci sono tante modalità, tanti modi con cui le forze dell'ordine possono ristabilire l'ordine, anche se premetto che sono contrario a qualsiasi forma di forza dell'ordine, però cioè, nel momento in cui ci stanno, hanno i metodi, hanno i mezzi per non uccidere, e nonostante questo uccidono. Quindi portare questo brano in giro è anche un modo per dire: la polizia è davvero la soluzione? La violenza è davvero la soluzione? L'omicidio è davvero la soluzione? Sono questi anche gli interrogativi che dovrebbe portare l'ascolto di questo brano. Poi, vabbè, non voglio spendere neanche una parola per tutti quelli là che se ne sono usciti con "se l'è cercata, se l'è meritato", "un criminale in meno" e tutti i commenti velenosi che sono venuti dopo. Certo, lasciamo ovviamente a tutti gli ascoltatori il compito di pensarla ciascuno a proprio modo, però voglio dire, gli elementi per farsi un'opinione ci sono, e penso che vanno valutati quantomeno con riflessione. Quantomeno dovremmo cercare di evitare facili giudizi, soprattutto. Poi una cosa che sicuramente penso che tutti sottoscriveranno è che la pena di morte non la decide un singolo individuo, in ogni caso, nemmeno dove c'è la pena di morte per chi ruba una penna. Non è una cosa arbitraria, questo qua di sicuro. Poi ovviamente ci sono tanti modi di pensarla, cioè, ci sono più o meno casi fortuiti, cioè più o meno possiamo prenderla come un incidente, come qualcosa di non voluto, dove di più, dove di meno, non lo sappiamo. Sicuramente quando un poliziotto mette il ginocchio sul collo di un povero un Cristo che fermato più o meno per caso, non sappiamo quanto c'è di incidente o di caso fortuito, però penso che il giudizio debba essere personale, però almeno ci dobbiamo sentire di chiederlo con una certa riflessione e non in modo approssimativo o per fretta o per rabbia. Riflettere su quanto uno sui propri giudizi penso che sia il minimo. E giusto per stemprare, un'ultima cosa, una domanda provocatoria che ci fa Salvatore Tortora. Salvatore, non mi far rispondere, ti prego. Ma tu non hai visto la domanda? No, l'ho vista. Cioè, si parla tu che sei più diplomatico. Allora, non è che mo voglio fare la parte di quello, però non so che dire, sinceramente. Vero è che segno anche dei tempi, forze musicali che stanno un po', come dire, tra virgolette, cambiando e anche allargando l'orizzonte alla semplice musica leggera italiana. Da questo punto di vista non posso che essere contento di questa cosa, almeno io personalmente. Non credo che ci sia un giudizio come gruppo, è anche normale che all'interno del gruppo ognuno abbia la propria visione. A me loro non piacciono particolarmente nel brano, tra l'altro ce n'erano altri che mi piacevano di più, perché mai come questo Sanremo ammetto di averlo seguito più degli altri anni, anche che stiamo a casa, se ne parla in continuazione. Tra l'altro noi proviamo a fare la musica, quindi uno prova anche a vedere cosa succede intorno, almeno quello che ho fatto io. Però ripeto, non posso che guardare con simpatia l'idea che si allarga appunto anche nella parte mainstream della musica, no? L'orizzonte dalla classica musica leggera italiana che ci ha fatto due così dai, esatto, 30, 40 e più anni, quindi da questo punto di vista forse può essere una cosa positiva.
Raga, chiudo io in modo che lo facciamo in modo diplomatico. C'era un grande personaggio del calcio che era l'allenatore della Sampdoria, si chiamava Vujadin Boskov, era un genio del. Vujadin Boskov amava ripetere: rigore è quando arbitro fischia, per cui Fischia. l'arbitro ha fischiato, il rigore è stato concesso e ci dobbiamo mettere con l'anima in pace. Questo però non significa che non dobbiamo avere il nostro modo di esprimerci e che penso che siano tutti legittimi e tutti in qualche modo da avere il diritto di essere quantomeno ascoltati. Ragazzi, giusto un saluto conclusivo. Il tempo è volato, io starei qua ore, però credo che ormai avete promesso che per qualsiasi occasione in cui in qualche modo volete far conoscere, a parte il fatto di quando sarà possibile venire da noi a suonare, non avete che da farci un fischio, noi siamo sempre disponibilissimi. E con questo, se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, altrimenti ci salutiamo per le prossime volte. Ma non Ma posso... dico io la marchetta, seguite le nostre pagine social, Instagram, Facebook, Sì. eccetera, eccetera, Spotify, YouTube, non so cose. E niente, volevo salutare tutti quanti quelli che diciamo stanno dentro al progetto, a parte noi che suoniamo, Davide che ci dà una mano ad organizzare, a partire dal nostro produttore Ale Bavo, passando per Carlo e il Charlie Studio, fino a tutti i nostri amici che ci danno pareri, consigli, che ci spronano a continuare a suonare nonostante abbiamo visto chiaramente che l'Italia ha veramente poca considerazione dei suoi musicisti. Quindi, niente, detto questo, ringrazio tutti, abbraccio tutti. Un saluto velocissimo al nostro produttore Ale Bavo da Vito, che sapevo che ci teneva a volerlo salutare. Ciao Era giusto che Vito lo salutasse. Va bene, ragazzi, Nicola. allora Nicola, ci grazie ancora. salutiamo. Saluto a tutti voi anche dell'organizzazione, grazie della disponibilità. Grazie dello spazio, ragazzi, a presto. A presto. A Ciao. presto. Ciao, ciao. Ciao, comandante. Ciao, ciao Nicola. Nicola, sei un macinatore di. Vi ricordo che siamo ancora in diretta, Sì, no, vabbè, io sto dicendo solo che tu potresti macinare dall'una di notte alle 5 del mattino con una tua personalissima trasmissione radiofonica. No, va bene, ma tenete presente una cosa, che io sono un grande estimatore di Blitz di Gianni Minà, per cui voglio dire, spero di aver improntato il mio stile su quello del grande, grandissimo e dimenticato Gianni Minà. E a questo Quindi. punto, Nicola, io darei, come dire, passerei all'ultimo gruppo, insomma, siamo molto affezionato ai tiro e che quindi invito ad entrare. Ciao a tutti. Francesco e Luigi. Ciao, buonasera. Salve ragazzi. Ciao, ciao. Nicola, a te questa conduzione impeccabile, mi permetto di dire questa cosa. No, vabbè, i tiro sono uno dei beniamini del nostro contest, per cui cosa dire? Intanto, la loro partecipazione è stata importante davvero anche per il nostro contest. E quindi, non so, io darei la parola a loro giusto per ricordare come ci hanno conosciuti e come
sono entrati in contatto con la Quara Music Fest. Poi magari procederemo ad altre discussioni. Allora, intanto, siamo sperati, siamo aspettare un po' le regole che sono un po' vabbè, però allora la Quara non ha titolo, non me lo ricordo sinceramente, è sembra la richiesta di la politica di sì, ho detto guarda, secondo me c'è gente seria dietro, adesso non voglio lusingare nessuno, per amor del cielo, però è per questo che abbiamo insomma molto volentieri accettato di partecipare, ecco. Bene, io non io direi che non so se Arturo ha preparato qualche pezzo, qualche video, qualcosa da ascoltare. Li ha preparati Antonio, credo. No, ok, quanto? Io sono nel frattempo sto preparando i video. Va quindi bene. Con quale brano vogliamo iniziare? Quindi nel frattempo voi scambiate un'altra battuta, io nel frattempo preparo. Antonio, l'ultimo link che ho inviato si tratta del brano dal titolo Eco. Sì, ecco, giusto per dire due parole, nel frattempo ovviamente come tante band non ci siamo fermati ovviamente, no? Quindi abbiamo continuato a produrre musica, ecco per esempio il primo singolo che è venuto fuori da questo lavoro fatto principalmente via internet, diciamo così, e niente, speriamo di poterlo proporre prima o poi dal vivo, perché non so quanto tempo passerà ancora prima di poterlo fare. Questa è la domanda delle domande, però ovviamente voi sapete che noi siamo sempre disponibili. Ecco qua, ascoltate questo pezzo. Che no, Nicola, finisci di dire e poi ce l'ascoltiamo. Ok, no, dicevo che purtroppo è la domanda delle domande, quella di una ripresa più o meno normale delle attività musicali, che chissà perché sono considerate secondarie, poi non so perché è un'attività come le altre, voglio dire, però in ogni caso è ovvio che bisogna cercare di cogliere tutte le occasioni e trovare qualsiasi canale, qualsiasi modo per farsi conoscere, in qualche modo mantenersi attivi. È per quello che si può cercare di continuare, immagino i sacrifici, e quindi da un certo punto di vista forse magari dà un po' più di possibilità di riflessione, però oltre a questo certo che un musicista che non può suonare dal vivo, che non può avere un rapporto con il proprio pubblico, credo che sia davvero qualcosa che mette una grande tristezza, però assolutamente così va per il momento. Non so se volete aggiungere qualcosa prima di ascoltare questo vostro pezzo. No, allora non lo so. No, magari giusto due righe sul brano in questione che sta per essere suonato. Eco è un brano rilasciato a gennaio di quest'anno, anche se ovviamente è stato arrangiato, composto, registrato nel periodo della prima quarantena, e ovviamente con tutte le difficoltà del caso, specialmente perché era già in lavoro verso gennaio-febbraio, poi c'è stato ovviamente un ritardo condizionato da
dalla quarantena, e quindi solo a luglio siamo riusciti ad entrare in studio per poter mettere su il tutto. Dopodiché abbiamo aspettato l'inizio del nuovo anno per poter rilasciare il brano, tutto qui. Bene, direi di ascoltare il primo pezzo. Va bene. Vedo solo un vuoto, non abbiamo possibilità. Ehi, tienimi la testa, forse non potremo vincere, ma solo per stanotte. Tornerò a casa anche se non ce l'ho, prima non c'eri, ora non vedo niente, mille persone rinchiuse dentro la mia testa che esplode nell'ombra, non riuscirò mai ad infrangere le mie regole. Una nuova immagine. Sto ancora aspettando di trovare un posto per mescolare polvere e me. Ehi, lasciami la testa, non voglio essere forte e non riuscirai a raggiungermi. Tornerò a casa anche se non ce l'ho, prima non c'ero, ora non vedo niente, mille persone chiuse dentro la mia testa che esplode nell'ombra, non riuscirò mai. Mai tornerà a casa anche se non ce l'hai, prima io c'ero, ora non vedi niente, mille persone rinchiuse dentro la tua testa che esplode nell'ombra, non riuscirai mai ad infrangere le tue regole. Cerca una nuova immagine. Bene, abbiamo ascoltato il primo pezzo di Tiro, che come si vede sono un bel gruppo di rock, io direi proprio rock classico. Tra l'altro sul loro profilo YouTube, una delle poche cover
che si possono ascoltare, è una cover di Ivan Graziani, che è un autore che a me piace tantissimo e che mi fa piacere loro abbiano in qualche modo voluto ricordare e rinverdire questa tradizione di rock italiano. Ivan Graziani era un eccellente chitarrista e suonava il rock and roll, a parte le canzoni più melodiche, una vena melodica, tra l'altro davvero felice, ma lui era un vero rocker, e che in qualche modo questo si sente nelle loro composizioni, nelle loro canzoni, e questa è una cosa che volevo sottolineare e magari vedere se ci ho azzeccato o se ho sentito tutte altre cose. San Graziani è nato per colpa mia. Nel senso non che... si è sentito, perché forse era il microfono staccato, se puoi ripetere. Ora si sente? Sì, adesso sì. Ah, okay. Stavo dicendo, la cover di Ivan Graziani, diciamo, è nata un po' per colpa mia, perché insomma ho sempre amato Ivan Graziani come autore e come chitarrista, ovviamente, e niente, e credo che sia uno di quegli artisti uno dei più sottovalutati, diciamo, degli anni, perché comunque non aveva nulla da invidiare, ma per non fare nomi, insomma, i vari De André, eccetera, no? Quindi, insomma, è stato un autore molto, molto ispirato e, valore aggiunto, un grande chitarrista. Siccome alla fine noi l'ispirazione principale nostra quando scriviamo i pezzi è comunque di matrice italiana, diciamo così, anche se ascoltiamo tantissima musica, diciamo, europea o americana, inglese, diciamo. Però insomma non potevamo, cioè con la cover abbiamo deciso semplicemente di omaggiare, si può dire, non lo so, questo autore alla maniera nostra, ecco, diciamo così. Avete fatto benissimo, la cover tra l'altro è riuscita anche bene, quindi e credo che cover, come sapete, il nostro contest non incoraggia le cover, in ogni caso per la partecipazione non sono ammesse, perché ovviamente cerchiamo di in qualche modo di far conoscere, ma anche di stimolare la scrittura, cioè è facile fare una, studiarsi e fare una cover e andare su un palcoscenico, però quando vai con il tuo lavoro penso che sia sia intanto qualcosa di molto più complicato e che deve rendere sicuramente più onore rispetto alla semplice cover band. E questa è una nostra filosofia che sicuramente non abbandoneremo, per cui i complimenti vanno a tutti coloro che col proprio materiale, mettendosi in gioco quindi doppiamente, si presentano ad un pubblico che purtroppo non è un pubblico in questo momento fisico, ma è un pubblico virtuale, però il principio è lo stesso. E Antonio, penso che voglia aggiungere qualcosa. No, vabbè, diciamo, la cosa che dicevi prima dell'alchimia, in qualche modo, i tiri si riconoscono dopo una battuta. Cioè, prendo un qualsiasi brano, c'è, grazie, quella cosa che, c'è qualche cosa che, ecco, insomma, non la voglio rendere troppo difficile, però c'è quella cosa di farsi, cioè tipo un'impronta che uno lascia, poi può piacere o meno in qualche cosa, insomma, nel genere. Però c'è un qualche cosa, si ascolta un brano dei Tiro, in tutti i brani dei Tiro, è uno qualche cosa che è di loro tre, e sono solo tre strumenti, tra l'altro. Quindi nella gloriosa tradizione rock, solo di basso, batteria e chitarra, e senza troppe
senza fronzoli. Quindi quello che c'è è quello che è suonato, e riuscire anche con l'essenziale, ma riuscire a rendere corposo un brano e a re, questo è un qualche cosa che dà un enorme merito quando questo succede. Fare le cover è sempre un'arma a doppio taglio, perché le cover si fanno forse per due ragioni. Uno, per, vabbè, ormai purtroppo non siamo più in quella fase, è quello di andare a suonare per raccimolare un po' di cose, ma insomma, vabbè. E là purtroppo si trova di tutto, si trova cioè, le racce, insomma, proprio, è i limiti della denuncia da questo punto di vista. E l'altra cosa è quando la cover viene personalizzata. Ecco, questa è una cosa interessante, perché può essere una lettura del brano, un po' come le poesie che vengono scritte, ma poi ognuno quando la legge coglie un qualche cosa di personale all'interno e cerca di esprimerlo. Questo succede anche per le cover. E a me una cosa che ha colpito sempre dei Tiro, e confesso forse una mia, come dire, se Nicola prima parteggiava in qualche modo, vabbè, in senso là, io sono, o forse perché rispecchia un po' quello è anche il mio gusto musicale, sicuramente c'è anche questa componente, cioè nulla di male, però in ogni caso, e soprattutto i Tiro sono una band che va ascoltata dal vivo, ma non perché lo studio, insomma, è una band dal vivo, va ascoltata quell'emozione, insomma, proprio del suonato che non molte band hanno. Ecco, grazie mille per tutti i complimenti. Allora, volevo dire soltanto una cosa sulle cover. Hai posto un aspetto fondamentale. Allora, quando facevamo i live, e ultimamente abbiamo fatto qualche volta la cover di Ivan Graziani, era quasi come fare un inedito, perché in realtà non era un pezzo che facevamo perché fosse conosciuto, in realtà non lo conosceva comunque nessuno, quindi lo facevamo, l'abbiamo fatto e lo facevamo semplicemente per il gusto di riproporre un brano bello, semplicemente, proprio nella maniera più banale possibile. E ecco perché condivido quello che ha detto Antonio, perché alla fine quando uno va a suonare, diciamo così, per soldi, ecco, mettiamola così, cerca di fare delle cover che il pubblico conosca, quindi che canzoni alle quali possa partecipare, che ne so, cantando, tipo, o ballando, il classico Ligabue e così via. Invece la cosa malata che noi abbiamo fatto è stata inserire una cover che comunque non fosse conosciuta, ma l'abbiamo fatto perché pensiamo che la musica alla fine sia bisogna sentirla noi, cioè chi la suona innanzitutto, poi magari può arrivare in maniera diversa al pubblico. Quindi fare un pezzo inedito, fare una cover comunque deve giungere ad avere, diciamo, empatia nei confronti del pubblico. Perché diversamente, facendogli un pezzo che già conoscono, vabbè, esiste l'originale, quindi non sarò mai uguale all'originale, non sarò mai bravo come l'originale. Quindi a questo punto faccio qualcosa che sia conosciuto o meno, che sia edito o meno, ma la faccio alla mia maniera. Ecco, questo era il discorso della cover di Graziani. È un discorso giustissimo. Scusa Nicola, prima di continuare, sì, se mi dite il prossimo brano, io nel frattempo mi porto avanti col lavoro. Okay, grazie. Qual è? Il prossimo brano, Antonio, è Formiche. Ah, ok. Continua Nicola, è giusto? No, dicevo, sulle cover, sì, è così. In realtà ci sono degli artisti che fanno delle cover, ma ovviamente non lo fanno per accattivarsi il pubblico, ma lo fanno anche per testimoniare in qualche modo la loro riconoscenza verso un autore che in qualche modo li ha potuto ispirare. Mi ricordo qualche anno fa Giorgio Canali, che è il straordinario componente dei CSI, è uno dei migliori, probabilmente prima di conoscere, di suonare, diciamo, prima di lui. Che bello. E allora, se vi ricordate, Giorgio Canali fece un disco di cover, penso 5-6 anni fa, che si chiamava Perle per Porci, in cui la canzone forse più famosa penso sia stata una canzone di Fausto,
figuriamoci, cioè, voglio dire, erano assolutamente sconosciute per il 90% dei casi, ma in questo caso non possiamo dire che la cover del gruppo che si deve guadagnare la giornata, quella è stata una bellissima operazione di musica per far conoscere intanto gruppi a cui lui in qualche modo era affezionato e per far conoscere degli interpreti, dei musicisti che magari non avevano avuto la fortuna che avrebbero meritato, e lui in qualche modo, come dice proprio il titolo della raccolta, tra l'altro, in qualche modo ha voluto sottolineare come ci possano essere tante piccole perle che la gente, la massa, non conosce, che è giusto invece far conoscere. Poi mi racconterai del vostro incontro con Giorgio Canali, visto che è uno dei miei autori preferiti. Vabbè, posso dire solo sta cosa: aspettate qualche anno e Giorgio Canali lo manderemo nell'Aquarium Music Fest, perché se il primo anno abbiamo dato spazio agli Area, la prossima occasione dare spazio a quello che resta della gloriosa stagione CCCPCSI. Questo non lo nascondiamo. Giorgio Canali. La cosa bella di Giorgio Canali è che vabbè, ha fatto storia, diciamo, nei dischi che tutti dovrebbero conoscere, diciamo così, però ha questo progetto Swiss ormai da anni, e il live che poi ci siamo goduti dopo aver suonato è stato un live bellissimo, perché lui l'ha fatto solo con la sua chitarra e la voce, ed è stato un live veramente che ci dovrebbe essere tutti i giorni, in tutti i locali, ecco, diciamo così. Beh sì, guardate, quando Giorgio Canali ha voglia di suonare è insuperabile. Quando ha voglia di suonare? Sì, 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 sì. No, non so se voi vi ricordate Giorgio Canali a Rocca d'Aspide, beh, in effetti non dirò mai che è stata una delusione, diciamo che nel suo essere personaggio, che ci può stare, che è svogliato, irascibile e quant'altro, però vabbè, ciò non toglie e non aggiunge nulla alla grandezza dell'autore, secondo me, quindi gli si perdona ampiamente anche questo. Va bene, vogliamo ascoltare il brano? Sì. Sì, Formiche, sempre le solite due righe, è stato rilasciato questo mese, il 5 marzo, e stiamo andando avanti per singoli. Abbiamo un po' cambiato la rotta del classico album di 9, 10, 8 brani, insomma, e cerchiamo piuttosto invece di lavorare passo passo per poter essere sempre, in un certo senso, anche freschi mentalmente, così da mettere giù le idee, anche perché gli artisti, le band, poi giorno per giorno si cambia per nuovi ascolti, per nuove esperienze, quindi questa è un po' la via che stiamo prendendo. Questo infatti, ripeto, è il secondo brano di questa idea di rilascio di nuovo materiale. Come abituarsi farne dipendenza, sfuggire alle mie vene per scorrere nelle tue. Non basta un solo inverno recuperare il sonno, orgoglio e resistenza, fonte di bisogno. Cercami nel sole, crea una sagoma di me, potrà stordire, tu fa finta di star bene. Prova a ricordare che ogni strada ha il suo ritorno, si allunga la tua ombra, tornerai a vedere il mondo. Lì tremerà la terra sotto i piedi, ma tu urla ancora una risposta, ti crollerà il mondo addosso,
mio nome, il mio nome. Il mio nome. Come ostinarsi e farne ricorrenza, sfuggire alle mie gioie, vivere nelle tue. Basta un solo giorno per liberare il sonno, orgoglio e resistenza, una forma di bisogno. Cercami nel sole, crea una torre fino a me, ti potrà stupire, tanta luce può oscurare, e ti accorgerai che ogni strada porta al mare. Aspetta la tua onda, la più grande per sparire. Ti tremerà la terra sotto i piedi, ma tu urlo ancora una risposta. Ti crollerà il mondo addosso, ma tu urlo ancora il mio nome. Il mio nome. Il mio nome. Sputo sul pavimento per poi ripulirlo, mi specchio nella polvere e non vedo il mio riflesso. Ecco, abbiamo ascoltato. Quindi c'è un'idea di un nuovo album, quindi in qualche modo cambiato, però voglio dire, siamo con questi due singoli, se vogliamo, cosa bolle in pentola dalla serie. Ok. Sì, sì, dici. Ok, sentite, ok. Allora, la direzione potrebbe essere quella, nel senso che, come diceva giustamente Francesco prima, parte il fatto che stiamo cercando di procedere per gradi, nel senso che non ci vogliamo chiudere, diciamo, un periodo e tirare fuori un prodotto che poi è brutto anche dire il termine prodotto, cioè tirare fuori un album che poi non riusciremmo a distribuire come singoli, no? Quindi l'idea è magari di collezionare singoli, diciamo così, per poi pubblicarne un album. È un po' un'idea così, non so se funzionerà, probabilmente no, da un punto di vista commerciale sicuramente, però poco ci interessa, nel senso che volevamo un po' cambiare il modo in cui ecco, registravamo, perché alla fine la composizione che proprio adesso, prima di fare la diretta, abbiamo chiuso un altro brano, e quindi la composizione la facciamo comunque insieme qui in questo posto, in realtà, dove siamo, che è dove facciamo le preproduzioni. Però non volevamo fare come abbiamo fatto per il primo album, quindi chiuderci un periodo ben definito e tirar fuori un unico album. Volevamo cambiare, quindi l'album ci sarà, ecco, diciamo così, però probabilmente alla fine dell'anno. Vabbè, è anche un modo, visto che
uno non ha la possibilità di uscire in concerto, di far conoscere, di promuovere, allora forse è meglio magari far uscire un singolo per volta. In qualche sì. modo dovrebbe sopperire il fatto che non puoi andare in tour, non puoi... Ma guarda, lo per cui c'è... diciamo che potrebbe essere una scelta giusta pure questa. Il problema è che fare degli album fisici, cioè CD, come diciamo si usava a fare già qualche tempo fa, perché ormai è anche un po' passata purtroppo questa cosa, e dico purtroppo perché non avere più un qualcosa di fisico è anche un po' triste. Fare un CD significa comunque che lo devi vendere, cioè in qualche modo per recuperare almeno le spese, insomma, bisogna venderlo. E l'unico posto in cui si può vendere è ai live. Non essendoci certo. live, quindi è quasi inutile fare un disco per tenerlo esatto. insomma, chiuso in uno scatolone. Sì. Parentesi, fino a, il brano col quale che ci salutiamo qual è? Così. No, aspetta. Noi abbiamo un brano manifesto che secondo me dobbiamo far ascoltare per forza, per cui Antonio lo sa. Oltre al brano manifesto. Ah, il brano è Liquida, che è un po' il nostro cavallo di battaglia, a cui è piaciuto anche molto l'organizzazione del vostro evento. No, quello è diventato un tormentone, altro che è piaciuto, è proprio un tormentone. Fa piacere, fa sicuramente piacere, per cui non poteva mancare in questa piccola scaletta. Guarda, a proposito di Liquida, per dire la questione dei singoli, no? Quando abbiamo fatto l'album, Liquida l'abbiamo messo, se non sbaglio, alla fine della scaletta, e non abbiamo proprio minimamente pensato di presentarlo come singolo, e quindi magari faccio un video sopra. Ecco il difetto anche degli album, quindi che magari alcuni brani vengono un attimino nascosti all'interno della scaletta dell'album, quindi in questo modo così non abbiamo scuse, quindi li mettiamo in singoli così nessuno può dire di non conoscere. Ma può essere una buona idea effettivamente. Giusto per Liquida, diciamo Liquida parte insomma il brano e chi lo ascolta come dire si capisce subito, ma per la manifestazione è rappresentato un brano, come dire, la cover, che diciamo nella manifestazione ci sono varie categorie, una di queste è che l'associazione sceglie un brano che deve un po' rappresentare la manifestazione stessa per quell'anno, in particolare per l'anno dopo, e Liquida, dal suo punto di vista, il successo che ha avuto, almeno insomma sicuramente non solo a noi, ma è stata scelta come brano che ha rappresentato l'edizione 2020, quindi tutte le aperture, c'era il brano di Liquida che apriva, diciamo, o Spezzone o comunque le promo di presentazione. È un nostro piccolo, insomma, contributo anche di poter far veicolare quello che è, insomma, la musica non solo dei Tiro, da questo punto di vista, ma di tutti quelli che hanno partecipato alla manifestazione. Quindi siamo, come dire, dire legati è poco, dire legati è poco. No, è anche perché come vedete ce le inventiamo tutte, quindi dal nostro punto di vista siamo con la coscienza a posto, cerchiamo di fare di tutto veramente perché lo meritano, poi lo meritano, quindi grazie. Dove vieni? Non credere mai più a nessuno. Quello che sei diventata, lo spettro di te. Voglia nuova, mi chiedi acqua e un cenere, sai dentro me che marcirai, terreno sterile,
sono bravo. Senza forma. Abbiamo un problema con il link, forse la connessione non riesce, non va bene. Come cosa ci riproviamo, come insomma, questo è il bello della diretta, in qualche modo, che bisogna prenderne atto. Nicola, ma noi un accenno alla nostra petizione la vogliamo fare comunque? Vabbè, questa è una cosa seria, noi non ci dovremmo ridere su, però effettivamente c'è un tentativo balzano di quotare l'acqua, proprio l'acqua, in borsa. Cioè, così come il petrolio, qualcuno sta cercando di far quotare in borsa a Wall Street l'acqua, il valore dell'acqua. Poi non ho capito l'acqua come fa ad assumere dei valori di mercato quando è il bene più indispensabile che si possa concepire nell'esistenza non della specie umana ma del pianeta. Fatto sta che qualcuno ci sta provando e ovviamente sta a riscosso la resistenza di un poco di organizzazioni ambientaliste, ma non solo, perché qua non si tratta di una questione di ambiente, qua si tratta davvero di mercificare tutto il mercificabile. Penso che oltre all'acqua quoteremo in borsa, non lo so, gli esseri umani è il prossimo step, dopodiché non ce ne saranno più. Quindi c'è una petizione che andrebbe fatta su un sito che spero uscirà adesso in sovraimpressione. Comunque basta fare una ricerca su Google o sugli altri motori di ricerca su petizione quotazione acqua e la far sentire, iscriversi, ovviamente dare i dati minimi e far sentire la propria voce. È una semplice petizione dove però il quantitativo è importante e serve per impegnare i vari paesi, i vari governi a porre in essere delle azioni per in qualche modo bloccare questa pazzia. Quindi l'invito è per tutti gli ascoltatori, per chi in qualche modo ha a cuore le sorti davvero del nostro pianeta, perché qua stiamo superando ogni limite, e sembra uno scherzo, magari uno penserebbe che è uno scherzo, invece no, si quota in borsa l'acqua, è una cosa che non mi fa dormire la notte, non ci riesco ad accettare questa cosa qua. Comunque questo è uno dei siti in cui si può aderire, ma non è l'unico, ma questo è quello più semplice da utilizzare, per cui invitiamo davvero gli ascoltatori ad iscriversi e a dare la propria adesione a questa raccolta di firme. Giusto per Grazie. Dire, la settimana scorsa eravamo a 42.000 rotti, in qualche modo vedo con piacere che siamo arrivati a 44.000 e niente, la soglia dei 50.000 è sempre più vicino. Non so, Arturo e Giorgia, nell'attesa... No, vabbè, solo una riflessione... Quello che avete detto voi a proposito delle cover, diciamo, io ho una mia personalissima opinione, quindi non pretendo assolutamente che sia condivisa. La cover può essere tecnicamente migliore, ma non aggiunge nulla. Quindi, da questo punto di vista,
tutti i musicisti che possono essere anche degli ottimi tecnici, ma non aggiungono neanche una nota di loro, a mio avviso sono molto tristi. Quindi da questo punto di vista preferisco sempre un pezzo musicale che sia originale, anche semplice, ma che sia figlio di una riflessione, di un proprio personale percorso. E quindi onestamente le cover a me non è che piacciono molto. Ecco, come la nostra Liquida, che effettivamente, come si è detto prima, si è identificata proprio con la nostra manifestazione musicale, e certamente invitiamo il Tiro di partecipare anche al prossimo contest, per avere il piacere di sentirli con nuovi lavori. Beh, allora hanno un problema pure loro con la connessione. Io a questo punto proporrei di lanciare l'esibizione dei Tiro live che è stata fatta, insomma, da noi con il brano Vuoto, che nel frattempo possiamo recuperare, o lo recupero io, Arturo? Vabbè, ora lo recupero io. E niente, Nicola, dopo questa prima partita di un lungo girone all'italiana, ecco, come... Ma secondo me è divertente, è stimolante, è appassionante, anche perché se abbiamo deciso di promuovere le proposte musicali, la musica in generale, è anche giusto prendersi un po' del proprio tempo per conoscere chi poi effettivamente e materialmente questo lo fa. È bello in qualche modo tenere a battesimo questi gruppi, questi ragazzi che quasi sempre sono emergenti, sono, non dico alle prime armi, però insomma non hanno né la possibilità né la fortuna né i mezzi per farsi conoscere ad un pubblico più ampio. Noi diciamo che un poco del nostro contributo ce lo mettiamo, e quindi penso che abbiamo, in questo modo adempiamo al nostro scopo. No, giusto una cosa volevo dire, poi casomai vediamo il video. Ok, poi il meccanismo che porta al successo è qualcosa di complicato, poi non è mai, lo vogliono far passare in molti casi per una cosa spontanea, ma poi molte volte non è mai spontaneo totalmente. In ogni caso, per quanto questa componente poi è un qualche cosa che si delinea nel mentre, la qualità della maggior parte dei gruppi che ha partecipato e ovviamente non ha da invidiare a gruppi o comunque coetanei o meno più famosi, diciamo, nel senso, quindi questo è un qualche cosa, non ci sarà forse quella componente di notorietà, ma in ogni caso quella passione che iniziale di imbracciare uno strumento poi diventa un qualche cosa di, diciamo, riuscire ad esprimersi, ecco, a livelli che ovviamente non sono secondi a nessun altro da questo punto di vista. Il livello è veramente, insomma, notevole, e la qualità quando c'è alla fine si vede. Sono perfettamente d'accordo con te, infatti. Vogliamo ascoltare Vuoto, se non è Vuoto, ovviamente. Thank you.
adesso mi serve più tanto. Vedo che mi si è reso un giorno con me, ha già perso, già perso. Stiamo scappando da cosa? Riesci a portarmi in salvo? Sicuro al caldo di casa, il vuoto riesci a riempirlo? Svanisce davanti alla schiena, l'incontro di essere chi sei davvero, davvero tu. Stiamo scappando da casa, riesci a portarmi un salvo? Sicuro al campo di casa, il vuoto riesce a riempirlo. E va bene, eccoci. I problemi di connessione con i tiro purtroppo non sono state superate. Niente, a questo punto passerei alla conclusione di questa prima. Nicola, a te... Cosa dire? Abbiamo in qualche modo... La cosa importante, la cosa che davvero dobbiamo rimarcare è il fatto di essere riusciti a riannodare i nodi con... quindi i legami con i gruppi che ci hanno contattato, che hanno partecipato. Qualcuno, tra l'altro, non ha nemmeno passato il turno di finale, e quindi, però hanno tutti risposto con quasi tutti, la stragrande maggioranza di sicuro hanno risposto con entusiasmo, si sono dimostrati disponibilissimi, e quindi questa penso che sia la cosa più importante da tenere presente e da rimarcare, cioè il fatto che in qualche modo abbiamo riannodato i contatti, abbiamo creato un piccolo gruppo, un piccolo sistema tra organizzazione e musicisti che è importante, interessante anche per il prosieguo, anche per eventuali organizzazioni. Sappiamo cioè di poter contare su una platea di gruppi in qualche modo amici, in qualche modo
non dico entusiasmi, ma entusiasti, ma sicuramente molto interessati ad interagire con noi, a partecipare alle nostre iniziative. E quindi questo penso che sia un viatico davvero importante per le nostre future organizzazioni. Arturo, se a te le conclusioni di questa serata. Va bene, abbiamo avuto qualche problema tecnico, però tutto sommato la sostanza c'è stata. Vabbè, saluto tutti, ci vediamo alle nostre prossime dirette. La diretta di domenica prossima non ci sarà perché sarà la ricorrenza della Pasqua, e quindi noi faremo una diretta il mercoledì 31 marzo, in cui avremo un caro amico di Acquara, Lucido Andreola, che ci racconterà un po' del suo libro Acquaresima, e sarà anche l'occasione per anticipare quello che è il nuovo numero del Ronzio, che uscirà invece domenica di Pasqua. Per quanto riguarda invece la Quara Music Fest on Isle, avremo la terza puntata il 18 aprile, quindi ci rivedremo il 18 aprile invece per una puntata sulla falsa riga di questa sera, e il 18 aprile avremo altri tre gruppi che hanno partecipato al nostro contest. Avremo i Raxar dall'Umbria, il Raxar che ha partecipato all'edizione 2020, il Piccolo Bu, gruppo di Solofra in provincia di Avellino, che ha partecipato all'edizione 2019, e poi chiuderemo con gli Old Rock City Orchestra, anch'esso un gruppo umbro che ha partecipato alla prima edizione. Poi ci saranno altri eventi futuri, ma saranno nel mese di maggio. Da parte mia saluto tutti, ringrazio tutti per l'attenzione e spero di poterci rivedere già mercoledì sera con la prossima diretta. Giorgio? Voglio ringraziare anch'io i gruppi che hanno partecipato oggi e stesso entusiasmo anche in queste condizioni un poco difficili per il mondo della musica. Buona serata a tutti. Ok. Un saluto a tutti. Allora possiamo chiudere. Alla prossima.